storia di un grande amore. Tartamici di Tarta YouTube, benvenuti. E alla faccia di tutti i gufi, siamo in finale di Coppa Italia, finale di Champions. E sta arrivando lo scudetto. Basta un pareggio domenica per lo scudetto. Allora, buone creature. Ande Juve. Mamma mia, avete visto la partita? Maro, che partita la finale, che partitona. Mandzukic c'è un animale, una davanti, un animale. Da Dybala mi sarei aspettato qualcosina in più. Che dite voi? Qualcosina in più. Ma Higuain cerca sempre di essere decisivo, ma se non gli arriva la palla buona, è così da Napoli. Anche peggio. Boh, speriamo che fa il gol pesante in finale. Già l'abbiamo eliminati 2 anni fa questi. Però tutti dicono che è più facile la partita secca dell'andata di ritorno. A mio parere, il mio modestissimo parere, è il contrario. Perché se sbagli al ritorno, sbagli non troppo all'andata, puoi sempre riparare al ritorno. Vedete, l'Atletico Madrid stava quasi per fare il cappotto. O il Barcellona. Dovrebbe essere buttato fuori da noi. Avete visto che ha fatto col Paris Saint-Germain? Che remontata che ha fatto. Quelli erano fuori. Hanno buttato da sì a 2, mi pare a 4 a 0, hanno ribaltato il risultato, insomma, 4 a 0 a 6 a 2. Una cosa fuori da capo. Quindi tutto è possibile, secondo me, in doppia battuta. Invece la partita secca, o va o non va. Poi si può sempre risolvere con gli episodi. Avete visto che 2 anni fa l'abbiamo perso per degli episodi nella finale, alla fine, eh. Ce la meritavamo anche quella volta. E beh, perché se tu mi dai il fallo su Pogba, l'azione non va avanti quando non segnano. O se mi dai il rigore su Pogba anche, è un'altra partita. Chiaro. Dice no. Poi gli errorucci dell'arbitro e la partita è stata compromessa. Poi hai preso il gol e te ne sei andato di cavasotto. È andata così quella partita, purtroppo. Che brutti ricordi. L'anno scorso con il semifinale, un anno scorso la meritavo pure la finale, la meritavamo, ma la meritavamo tantissimo. Poi purtroppo ci fu quell'errore di Evra, che ci è costato carissimo, perché è bastato quell'errore, invece di spazzare, si è messo in dribbling, ha perso la palla lì, quella ci hanno preso di contropiede, poi mi hanno segnato. Quel gol ha condizionato la supplementare, e la supplementare ci si è andato condizionato, perché tu ormai avevi la partita in tasca, quindi ti sentivi sicuro. Allora, questo gol, questo livello supplementare ti ha preso proprio in contropiede, come dire, nel termine, no? Quindi ti ha preso male, va, non te l'aspettavo, insomma. L'hai affrontata male e allora ti ha rovinato tutta la partita. Boh, speriamo a sta finale 3 giugno. Ci giochiamo come sappiamo. La formazione titolare sta. Se blocchiamo Ronaldo come abbiamo bloccato i centrocampisti, come abbiamo bloccato Messi, Barcellona, Suarez e Neymar, secondo me ce la possiamo fare benissimo. Anzi, vi dico una cosa: sono più preoccupato della Lazio che non del Real Madrid. Io dico la verità: mi preoccupa di più la Lazio del Real Madrid, ma vedremo come va a finire. Ma preoccupato dei limiti, comunque, alla fine. Ma che cazzo di capelli c'ho? Alla fine sono ottimista, dai, sono preoccupato nei limiti, per dire. Ma alla fine so che ce la posso, dentro di me, so che ce la possiamo fare sia con uno che con l'altro. Che pure con la Roma domenica mica sarà facile. Pure
Ho delle lenti giovani, però non stanno al 100%. Quindi. Poi dice che non gioca Dzeko, mi sembra che mancano Dzeko, Nainggolan e forse anche Shaarawy, quindi sono giocatori importantissimi. Totti farà l'ultima partita contro di noi, quindi si vorrà mettere in mostra, anche quella da non sottovalutare. Totti è un nostro rivale da sempre, Totti, in ogni occasione. Per cui stiamo sattinti. Ma come si fa, dico io, a esonerare l'allenatore 3 giorni prima della finale? Sì, magari per lui. 3 giorni prima della fine del campionato. 3 giornate mancavano. Che te lo tenevi per queste 3 giornate che c'è te cangio. Cioè, avevi la possibilità più di vincere, magari la sei tolta, perché il vice allenatore sì, è in gamba, vecchio, non è che può fare. Chissà che. Poi se gli va di cuore. Allora, perché più di quando è arrivato, io l'avevo detto, più di quando è arrivato ha portato solo culo all'Inter. Dicevano, ha portato gioco, mentalità vincente, ha portato solo culo. Diciamo, proprio, chiamiamo le cose con il loro nome, ha portato a culo. Culo. Finito quel culo, ha fatto i conti con la realtà. Ha pagato qui e qui dopo. E mo, non è al posto che mi convengono, settimo posto. L'anno prossimo non faranno l'Europa. Voglio vedere quanti giocatori decideranno, visto che dicono che devono fare la super squadra, quanti giocatori decideranno di andare da loro senza fare l'Europa. Poi non penso che possano offrire i soldi, dico. Ma non penso che possano offrire di più di tanto soldi, eh. Ma, andiamo a vedere. Arrivo la birra per dire. Amo. Noi andiamo alla partita nostra, alla nostra finale, concentriamoci. Non perdiamo la concentrazione che se non è finita. Speriamo di vederlo finalmente a metto d'acqua a bocca, chiudo qualcheduna. Dobbiamo far cadere dai trespoli tutti i gufi che ci stanno davanti alla televisione quella sera. E stavolta dobbiamo vincere le partite. Non dico farti i play, ma almeno vincere la Champions. Cazzo, la vorrei la Champions, mamma mia. Poi dopo si vedrà per il contentato Supercoppa. Che poi per assurdo la Coppa Intercontinentale è sempre stata più facile della la finale, più facile della finale della Champions League, perché partecipano squadre. Vabbè, l'emblema poi è stato proprio l'anno dell'Inter, il temibile Mazembe, ma non ne parliamo. Vabbè. Detto questo, amici e amiche juventine, fratelli juventini, bene diciamo la Juve. E mettete mi piace al video se vi è piaciuto, iscriviti se non hai ancora fatto, puoi anche cliccare sul login che dovrebbe essere qui sotto, no, credo che sia qui sotto, puoi cliccare sopra e iscriviti direttamente al canale, oppure dalla scritta iscriviti là sotto. Ditemi come la vedete voi questa finale, se secondo voi ce la faremo o no, scrivetelo qui sotto nei commenti. E cliccate la campanellina per rimanere sempre attivi, così non vi perdete neanche un video. Adesso ricomincerò, sono un po' assente, ma adesso ricomincerò a farne tanti di vario genere, non so sulla Juve, che devo accontentare un po' tutti. Che altro devo dire? Condividete, condividete e condividete. Ah, e mi raccomando, vale sempre l'accusa del iscriviti e ricambia. Se mi scrivete qua sotto, grazie perché mi mandi messaggi mentre sto facendo il video. Questo è poi il cellulare per fare i video.
Nei commenti scrivetemi sotto iscritto, io mi iscriverò al vostro canale, perché voi siete iscritti al mio. E se volete rimaniamo anche attivi. Se non basta iscrivetevi, anche venire a vedere i video, se no a che serve che mi sono iscritto? E questa cosa per voi. Vi saluto tutti, tanti amici, alla prossima. Forza Juve e ricordatevi che Juventini si nasce.